Carpenteria Metallica Centese, azienda leader nella lavorazione del metallo. Lavori di carpenteria metallica, taglio a laser, piegatura, punzonatura e roditura in CNC, con la massima precisione e qualità. Tanto lavoro ma anche tanta passione. Via Nazario Sauro, numero 3, telefono 051 683 5851. Impresa Merighi 100, opere d'urbanizzazione, asfalti e pavimentazioni autobloccanti, impianti fognari e depurazioni acque, via Stradellazzo numero 3, telefono 051 683 6103. Merighi, tanta passione per il lavoro sempre a canestro. Studio Fava, commercialisti e avvocati. A 100, in via della Canapa 54. Libertà per 100, lista civica fondata da Marco Mattarelli, si è riunita per un secondo bilancio annuale. 109 dicembre 2018 di Marco Raboni per TC100 Web TV. Alcuni giorni fa, presso la pizzeria Condor di Renato di Cento, si è riunita sotto la guida del suo fondatore, il consigliere comunale Marco Mattarelli, l'associazione culturale Libertà per 100, un evento oramai consolidato giunto al secondo anno. L'incontro ha lo scopo di discutere delle cose fatte dall'associazione culturale tramite il suo esponente di spicco, appunto Marco Mattarelli, che nelle ultime elezioni politiche è stato proprio eletto nel Consiglio Comunale tramite la lista civica di lui promossa, Libertà per 100, appunto, insieme ad un gruppo di cittadini con propositi di cambiamento. Dopo l'evento elettivo, il gruppo civico è stato trasformato in gruppo culturale e conta già ad oggi più di 30 iscritti, ci dice Marco Mattarelli. Ma quello che conta è il lavoro svolto, sottolinea Mattarelli, in consiglio comunale, tra i banchi dell'opposizione. E la serata ha proprio questo scopo, illustrare il lavoro svolto nel 2018, che non è un giudizio del tutto negativo verso l'amministrazione comunale e del sindaco Fabrizio Toselli. Tant'è che per l'anno 2019 Mattarelli non chiude la porta alla collaborazione con il sindaco Toselli, anzi, Mattarelli elenca alcuni punti dove da lì si può partire nella discussione. Sentiamolo nella nostra esclusiva intervista durante la serata. Qui con noi abbiamo Marco Mattarelli, consigliere comunale a 100, leader del gruppo Libertà per 100, qui alla pizzeria Condo di Renazzo per fare un bilancio di fine anno. Beh, dunque, intanto il secondo anno di attività è stata una serata conviviale. Noi abbiamo Libertà per 100 ha una trentina di iscritti, è un'associazione regolarmente costituita, come sappiamo, è nata il 2 novembre del 2016, sono circa 30 gli iscritti, questa sera hanno partecipato un po' meno dei nostri iscritti perché per una serie di impegni, ma insomma il motivo della serata era un resoconto del secondo anno in consiglio. Secondo anno che ha visto l'attività svolta in due ambiti, il primo ambito è quello istituzionale, quindi interrogazioni, ordini del giorno, interpellanze e quello giudiziario, sempre nell'ambito del mio ruolo di consigliere comunale di minoranza e di opposizione. In più, questa sera abbiamo dato anche un messaggio, un nuovo, diciamo così, invito politico all'amministrazione e al sindaco della città. L'attività istituzionale è consistita in 7-8 interrogazioni nell'ambito ente fiere territorio, sicurezza, siti industriali dismessi per averne quindi la certificazione come salubrità,
su quello che riguarda il futuro dell'ente territorio Fiere e Manifestazioni, che vuol dire il Carnevale, un ente che, per il quale abbiamo una società in liquidazione, un bilancio praticamente fallimentare, già denunciato da me all'atto della nascita dell'ente territorio con la precedente amministrazione, che regolarmente si è ovviamente realizzato. Queste interrogazioni hanno avuto delle risposte, l'ultima in particolare ha avuto la risposta del sindaco quando ho chiesto quanti soldi ha speso CMV Energia per la sponsorizzazione delle serate delle luminarie ferraresi. Il sindaco mi ha detto sono solo 8.000 euro, però io gli ho detto che se erano 8.000 euro suoi era più difficile spenderli, e non lo ritengo coerente. Perché? Perché sappiamo benissimo, ed è uno dei provvedimenti che io ho votato a favore in consiglio comunale, cioè la privatizzazione di CMV, cosa che io avevo proposto nel 2012 in pieno governo Lodi, precedente amministrazione, votata col voto contrario di tutti e con l'uscita dall'aula addirittura del centrodestra di allora, quindi di Forza Italia e della Lega, oggi si realizza, non potevo che essere favorevole, e credo che la città e i cittadini ne avranno dei benefici pur salvaguardando i posti di lavoro. L'attività quindi istituzionale ha visto tutto questo insieme di interrogazioni e prese di posizioni, in particolare per quest'ultima privatizzazione CMV. L'aspetto giudiziario invece si sta focalizzando su tre esposti che ho fatto per il patrimonio alla Procura della Repubblica: patrimonio studi, ente fiere territorio, il secondo esposto alla Corte dei Conti, e pianta organica delle farmacie, per il quale viene assegnato l'undicesima farmacia in uno stabile di Renazzo di proprietà del capogruppo di maggioranza, che io ritengo una cosa perlomeno incoerente. Poi sarà la magistratura a valutare se è una cosa regolare oppure no. Io mi auguro e spero per loro che lo sia, ma io il dubbio ce l'ho e l'ho sottoposto alla magistratura. Per quello che riguarda invece l'ambiente, sto facendo due indagini approfondite all'ARPA, alla USL, all'ufficio ambiente del comune, per due siti industriali: un sito industriale dismesso che è l'ex Simbianca, e per un stabilimento molitorio di Renazzo che è in piena espansione, per il quale mi è stato segnalato da parte dei cittadini proprio della frazione una serie di preoccupazioni, in cui la USL dichiara che il sito è un'azienda di carattere insalubre. Sto facendo delle valutazioni per conto mio, studiando tutti gli elementi e tutti i documenti pubblici di cui ho avuto a disposizione, per valutare se è il caso o meno di fare un esposto. Ma quello che mi premeva stasera dire, che ho detto al gruppo in serata, sono queste due cose fondamentali. Prima cosa, con la vendita della Cassa di Risparmio di Cento, che ormai passa in mani di Sondrio, di Valtellinesi, molto probabilmente si viene a perdere quello che era il legame finanziario dei potentati della città. E quindi in questo modo coloro i quali hanno sostenuto il sindaco Toselli, che sono i potentati della città, non hanno più quella radice comune di potere economico e finanziario che li poteva in qualche modo accomunare. E oggi io credo che il sindaco possa dimostrare di essere libero e di effettivamente amministrare la città come e per il meglio dei cittadini. Non abbiamo delle barriere ideologiche, perché a un certo momento Toselli è un sindaco che si è sempre dichiarato di area di centrodestra, pur avendo governato ultimamente appoggio con il PD, quindi ci tengo a sottolinearlo, ma oggi io ho detto anche in consiglio, lui può dimostrare di essere un sindaco effettivamente libero, e se vuole io posso essere a disposizione purché lui dimostri che non ha più vincoli di soggezione, chiamiamola soggezione, nei confronti di coloro i quali l'hanno sostenuto in campagna elettorale, e tutti quanti sappiamo chi sono quelli che l'hanno sostenuto. Seconda cosa, come avete visto poco fa, Libertà per Cento si sta alleando in provincia con una lista civica che si chiama Forza Civica Italia. In particolare a Ferrara stasera è presente la presidente di Forza Civica Ferrara. Perché? Perché abbiamo insieme in comune delle visioni liberali, delle visioni di filosofia nell'ambito del centrodestra, ma vicine ai cittadini. Noi facciamo politica per passione, per dedizione,
e per trasparenza nei confronti degli elettori e dei cittadini. Non abbiamo delle ambizioni personali, né tantomeno di posti, né tantomeno di potere. Se la politica, anche locale, non va in questa direzione, io credo che sia solo un metodo per cercare posti, per cercare favori, per cercare prebende, per cercare potere, ma per non fare il bene dei cittadini, che è quello che noi invece crediamo debba fare la politica. Possiamo dire che con la prima affermazione che lei, Mattarelli, ha detto nei confronti del sindaco di Cento, ci sia una finestra aperta alla collaborazione che fino all'altro giorno non c'era. La collaborazione il sindaco la può misurare nei fatti, perché quando mi è stato proposto l'idea di prendere in esame la cosiddetta privatizzazione di CMV, che in realtà è una riorganizzazione, ma di fatto una strada che percorreremo nel verso che avevo indicato io, ovvero di cessione a fronte di asset e di denari che possono andare nella direzione di riduzione del debito del comune, riduzione delle tasse, riduzione delle spese correnti al fine di ricavarne degli spazi di manovra nel bilancio del comune per migliorare gli investimenti di cui abbiamo bisogno e mantenendo però la certezza dei posti di lavoro e quindi dando un beneficio ai cittadini. Io ho dato il mio parere favorevole in questo senso e questa è una forma di collaborazione che il sindaco può già mettere in atto, ma mi deve dimostrare che quello che io sto chiedendo sarà realizzato. Io credo che sia così, ma lo controllerò. Non è una forma di collaborazione gratuita, perché io personalmente non ho bisogno di nulla, né di posti, né di visibilità, né di denaro, né tantomeno di carriera. Come abbiamo sentito, l'impegno di Mattarelli è a 360 gradi e non si limita al locale, ma la sua indole liberale fa sì che il suo impegno sociale e politico si spinga anche fuori dai confini comunali. Per questa ragione Mattarelli ha aderito al progetto Forza Civica Italia. Presente alla serata la presidente del gruppo di Ferrara, la dottoressa Giovanni Stefanelli. Sentiamola. Noi amici vi salutiamo qui, vi diamo appuntamento ai prossimi servizi con TC100 Web TV e rimanete sempre con noi con la TV del territorio. Ciao ciao. E quindi è un progetto civico che però vuole avere un respiro nazionale. Siamo presenti anche in Basilicata, a Matera, e siamo tutte persone che amano fare politica e la fanno per passione. Il prossimo appuntamento che vi date, c'è nel senso l'obiettivo? L'obiettivo adesso noi qua siamo alle amministrative di Ferrara e quindi ovviamente sarà quello il nostro primo obiettivo per il 2019, insomma, e comunque le amministrative che ci si tengono anche negli altri comuni dell'Emilia Romagna, insomma. Pensate di proporvi come candidato oppure come alleati in coalizione? Noi siamo di estrazione liberale centrodestra e quindi ecco. E quindi sicuramente cercheremo di fare un discorso di coalizione per cercare di portare a casa un risultato, insomma, che sia soprattutto dalle nostre parti di ricambio, ecco. Entrato nel vostro gruppo? Diciamo sì, Marco Mattarelli l'ho conosciuto quando ha fatto la sua campagna elettorale qui a Cento e gli ho parlato, lui ha creduto in questo progetto, che poi quello che vogliamo creare è una federazione di civiche fondamentalmente, e adesso a gennaio partirà anche, diciamo così, questo tavolo di federativo per le varie civiche dell'Emilia Romagna, insomma. Ecco, a Ferrara comunque della carne al fuoco ce n'è tanta, c'è l'immigrazione, ci sono le banche che sono fallite, insomma, ecco, qual è le prime cose che volete scrivere sul vostro programma e da dire ai ferraresi? Beh, insomma, il problema della sicurezza delle città è molto grosso, però diciamo che c'è già chi segue questo problema e diciamo, cerca di dare delle risposte, che è la Lega, insomma. Quindi noi non ci vogliamo mettere in concorrenza con i nostri potenziali alleati del centrodestra. Noi puntiamo molto su quello che è l'economia, quindi un rilancio economico del nostro territorio, e soprattutto per Ferrara
vogliamo, diciamo, puntare a quello che è, quelle che sono le eccellenze del territorio, quindi il turismo, il rilancio economico e soprattutto il rapporto con l'università, che secondo me è fondamentale, perché l'università è una delle nostre eccellenze e va tenuta più in considerazione di quanto è stato fatto dalle amministrazioni fino adesso.